Grazie ancora Don Vinicio, avremo bene a mente le sue raccomandazioni e anche le sottolineature che ha fatto, soprattutto evidenziando come il momento odierno sia una delle tante tessere del mosaico sul lungo cammino dell'integrazione. Ci diamo da fare, insomma. Grazie ancora e do subito la parola al dottor Santarelli per la sua relazione, che serve un po' a integrare quanto verrà detto in seguito dietro il mio intervento su un progetto Nodi, che ha caratterizzato un impegno fattivo della Regione Marche su un settore, quello delle discriminazioni, che non solo ha visto convergere due regioni su un rilancio a livello internazionale sul problema della discriminazione, le Marche e l'Umbria, ma ha visto anche costruirsi attorno a questo percorso fatto con i fondi europei, diciamo, una serie di realtà che magari prima non erano tra loro collegate e sono appunto i nodi diffusi nell'ambito della nostra regione, che si occupano appunto di questa serie di problemi. Ma sarà lui stesso a dimostrare l'articolazione di questo percorso, che poi verrà integrato con alcune informazioni che darò sulla rete contro le discriminazioni. Grazie, dottor Santarelli. Grazie anche di questo momento importante, che volevo, così partendo anche dall'esperienza che abbiamo fatto tra il 2013 e il 2014 su l'attivazione di questo progetto finanziato con fondi FEI, sulla costruzione di questi nodi che hanno questa connotazione che è un po' caratteristica del modo con cui abbiamo in questi anni organizzato e gestito la rete dei servizi, e c'è uno stretto collegamento tra la realtà istituzionale regionale e le realtà locali, i territori, i comuni, gli ambiti sociali, che sono i nostri sensori, cioè le realtà territoriali che ci danno ritorno e indicazioni su quello che è la realtà che cambia in ordine alla tenuta del tessuto sociale. E questo lo volevo dire perché la visione che abbiamo voluto dare a questa esperienza di Nodi, a questa realtà che ha messo insieme tra l'altro due regioni, ci siamo anche visti spesso tra operatori, tra dirigenti, tra responsabili, per cercare di valutare assieme come, e questo ci terrei a dire, come questa esperienza particolare ha una connotazione profonda di componente essenziale della rete dei servizi, cioè è un aspetto di un sistema più ampio che oggi è in profonda modifica. Questa è forse la difficoltà di renderci conto di cosa significa oggi intervenire su quello che è antidiscriminazione. Almeno io lo vedo da questo punto di vista, che come tutti i punti di vista è parziale, ma un sistema di segnalazione, di verifica, che esige una particolare sensibilità da parte dei territori, che abbia capacità di prendersi in carico di queste situazioni e insieme trovare delle risposte. Questa era l'idea di fondo, far emergere queste realtà territoriali in grado di recepire queste istanze, questi pericoli, queste situazioni critiche presenti sul territorio, più o meno consapevoli, e riuscire a trasformarli in un modo, attraverso la prassi della presa in carico, cioè farsi carico di questo problema, cioè considerarlo come parte essenziale della possibilità di crescita del mio territorio, e come questa segnalazione, questi problemi, riuscire a, cercando di dare risposte, a modificare il sistema complessivo di quello che noi chiamiamo essere il sistema di guerra. Io credo, almeno dal mio punto di vista, che far funzionare un sistema che sia in grado di rispondere ai grandi cambiamenti di bisogni che avvengono nel territorio sia una modalità, certamente non l'unica, ma una modalità essenziale per prevenire e evitare forme di discriminazione che, come si accennava poco fa, sono anche strettamente legate, in parte conseguenziali, a questo processo di impoverimento del nostro tessuto sociale complessivo, che tocca, come sapete, anche una gran parte di ceto medio, che è quello che
produce opinione pubblica. Quindi riuscire a intervenire su un sistema che è in grado di affrontare queste dinamiche discriminatorie, facendosene carico attraverso punti che siano in grado di recepire queste istanze, su questo dare indicazione ai territori di riferimento a livello regionale su come modificare il sistema complessivo in una fase, come sapete, in cui i tagli finanziari di questo sistema sono molto forti, è la grande sfida che ci aspetta. Perché se non affrontiamo anche da questo punto di vista, noi rischiamo, quindi isolandolo, espellendolo dal sistema della rete dei servizi che in questo momento sostengono l'attività di sviluppo, di crescita delle nostre famiglie, dei nostri giovani, dei nostri adolescenti, degli anziani, noi contribuiamo, magari senza rendercene conto, a incrementare situazioni di insofferenza e di intolleranza. Alcuni anni fa la Commissione sulla povertà nazionale, che venne attivata dalla legge 328 e oggi penso non più esistente questa commissione, che allora era presieduta 2 anni fa da Marco Leveri, fece un saggio, pubblicò un saggio come esito finale dell'analisi dei dati sulla situazione della povertà, esordendo con un termine che era significativo dal mio punto di vista, e cioè delle caratteristiche che erano profondamente legate alle situazioni di povertà presenti nel nostro tessuto nazionale, e lo sintetizzava con questo termine. E diceva che oggi la caratteristica che è comune nelle relazioni tra persone che si trovano in difficoltà è il rancore. Cioè, tra situazioni di povertà non esiste in alcun modo, in pochissime realtà, una situazione di solidarietà reciproca in funzione di una modifica del sistema, ma esiste un profondo rancore reciproco. Quindi la situazione di abbassamento di livello esistenziale che tocca gran parte anche del nostro ceto medio sta creando esso stesso all'interno delle realtà più colpite da queste situazioni forme di ostilità reciproca. Quindi capite che questa situazione di rancore che è molto presente in questa realtà e che è comprensibile, no? Perché è molto sensibile a certe forme anche di populismo politico che oggi cavalca questa situazione, va affrontata in termini di funzionamento di un sistema di welfare, cioè di riequilibrio delle differenze. Ora, questo va letto alla luce dei grandi fattori di cambiamento del sistema e anche del sostegno finanziario del sistema. No? I grandi cambiamenti, si diceva alcuni anni fa, sono, potremmo sintetizzarli in 3 elementi: l'invecchiamento della popolazione, i fenomeni migratori e la precarizzazione del lavoro. Sono dei grandi cambiamenti che stanno profondamente influendo sulle modifiche al sistema di welfare. Un invecchiamento che crea una popolazione anziana sempre più vitale, ma anche sempre più non autosufficiente in maniera cronica, che ha dei costi finanziari, dei costi dei servizi importanti. I fenomeni migratori, che sono una modalità dove da una parte è chiaro che introduciamo finanziamenti aggiuntivi, perché gran parte di questi immigrati sono quelli che ci pagano le funzioni, le fondi delle pensioni, ma anche rivedere radicalmente il sistema dei servizi e il sistema sanitario, che costringe ad essere rivisto in funzione di cambiamenti, di fenomeni che sono di grande rilevanza e che esigono lo spostamento delle disponibilità finanziarie da un fronte all'altro. Pensate soltanto all'indicazione così prevista negli ultimi piani sanitari, in cui si dice dobbiamo incrementare l'investimento nei servizi sanitari territoriali, quindi sociosanitari, e razionalizzare l'offerta in termini ospedalieri. Che significa pensare a un modello radicalmente diverso. Se è vero che nel nostro sistema regionale i posti letto in ospedale sono 4.000, i posti letto in residenza sono 14.000, è evidente che ci deve essere un ripensamento complessivo dell'articolazione della disponibilità dei fondi LEA sanitari, ma anche dei fondi del sistema regionale e nazionale, che in questo momento sono fondi Fondo Nazionale Politica e Sociale, Fondo non autosufficienza, fondi in capo ai comuni, complessivamente la spesa sociale orientata verso questa rete di servizi che deve essere sempre più organizzata, sempre più
articolata in un livello territoriale capace di fare programmazione e in un livello regionale capace di recepire le istanze della programmazione anche alla luce di questi fenomeni e rivedersi. Seguendo anche qui tre parole chiave che noi abbiamo sempre cercato di seguire, ripeto, nei limiti di una situazione di grandi cambiamenti, e che il grande tema dell'inclusione, termine molto detto, poco realizzato, ma un termine che ha delle conseguenze importanti anche dal punto di vista finanziario, organizzativo, culturale, rete di servizi, autonomia locale, affiancato al tema, all'altra parola d'ordine, che è quello della vicinanza, della prossimità. Si parlava alcuni anni fa, oggi un po' di meno, di politica e di prossimità sociale, perché credo che queste istanze, che purtroppo con l'emergenza, crisi, sono andate un po', sono diventate secondarie nella terminologia di lavoro in questo settore, devono essere recuperate. Politiche di prossimità sociale, sostenere chi è vicino affinché lo sia nel miglior modo possibile, e non lo sia soltanto per sé, ma per lo sia per la collettività, e in quanto tale influisca nel cambiamento del sistema. E la terza parola d'ordine è l'intersettorialità, cioè dobbiamo lavorare per sistemi integrati, sociali, sanitari, le politiche attive del lavoro, il territorio a livello regionale, cioè fare in modo che le politiche a cambio d'organo cessino di diventare il criterio con cui si ragiona e si spendono i soldi pubblici. Quindi queste tre parole d'ordine, alla luce di quelle tre grandi sfide che stanno cambiando i sistemi di welfare, e di cui l'esperienza che abbiamo avuto con Nodi e che avrà questo esito nell'esperienza che verrà oggi raccontata dal difensore civico, è parte integrante di un desiderio profondo di riaggiornare una politica di riequilibrio, di utilizzo dei fondi pubblici per riequilibrare le differenze sociali in un sistema di forte abbassamento del livello complessivo della vita, incremento delle differenze anche finanziarie, economiche tra famiglie povere e famiglie ricche, che è, come dire, il sistema attraverso il quale possiamo lottare concretamente contro queste emergere di discriminazioni più o meno consapevoli che ci sono nel nostro paese. Cioè il sistema di welfare è parte integrante, ovviamente insieme ad altri, il sistema di welfare come servizi sociali, il sistema di welfare come politiche attive del lavoro, il sistema di welfare come sviluppo dell'approccio culturale alla diversità, non sentirsi, diceva all'inizio prima, non l'unica cultura europea esistente, ma siamo parte di un sistema di culture diverse. Noi abbiamo questa posizione, meno per quanto riguarda le competenze che mi sono state affidate all'interno della regione, di lavorare profondamente in questo sistema di welfare, che è uno dei grandi meccanismi che in questa fase si sta costringendo, in questa prospettiva che accennavo, a ripensarne il sostegno finanziario. Come reggere questi grandi cambiamenti in una situazione in cui il rischio, no, il debito pubblico sta profondamente influendo, paradossalmente influendo proprio su tagli che sono a volte esagerati. La Giunta avrà, il Consiglio avrà entro breve, dovrà approvare la nuova variazione del bilancio e insomma, dovrà fare i punti con un sistema che davvero farà difficoltà a tenersi in questa prospettiva. Ma questo ci costringe ovviamente a rilanciare ripensando modalità diverse di sostegno finanziario del sistema, dove la regione in questo caso avrà sempre più un importante ruolo di coordinamento, di costruzione di regole, di far applicare le regole, di verificare l'applicazione delle regole, di incentivare rapporti interistituzionali tra chi è chiamato a decidere su queste regole in termini di applicazione, di recepimento delle istanze conseguenti all'applicazione di queste regole, avere la flessibilità nel cambiamento delle regole, in ordine, i grandi cambiamenti che sono in corso. Questo è il ruolo che ci aspetta. Ed è un ruolo importantissimo dal punto di vista di strategie, di programmazione, di coordinamento, di integrazione, che dovrà fare i conti con un sistema che dovrà essere supportato da forme di finanziamento diversificate, non più soltanto le tradizionali forme di finanziamento che vengono dalla fiscalità generale, ma tutte le risorse che in questo momento sul territorio agiscono in maniera anche indiscriminata e separata uno dall'altro, dovranno sempre più entrare a far parte di processi di programmazione territoriale di cui l'ente locale dovrà essere in grado di fare, dovrà essere capace di fare questo,
di coordinare i bilanci, di coordinare le disponibilità e di individuare obiettivi attraverso una conoscente forza del territorio in ordine a determinate strategie che sono strettamente legate, e come dico visto il contesto in cui siamo, alla possibilità, capacità, necessità, urgenza di prevenire questo rancore istituzionale personale che genera discriminazioni pericolose su cui rischiamo poi di non riuscire a governare le conseguenze. Ecco, questo è quanto abbiamo cercato di fare, laddove abbiamo ragionato su, abbiamo fatto una legge recente sull'ordine del sistema, abbiamo non a caso introdotto anche proprio queste terminologie, inclusione, sostegno, accompagnamento, possibilità, che sono le parole d'ordine che ci devono guidare. E anche sulle politiche specifiche, sulle politiche migratorie, politiche di contrasto alla povertà, la tutela di minoranze rom, che sono i grandi elementi che caratterizzano la politica di intervento sull'equilibrio delle situazioni più estreme. Sul tema della povertà, come sapete, il fatto che in Italia non ci sia un sistema di reddito minimo, che non ci sia mai stato, un sistema di cui si parla da 15-20 anni, dalla Commissione Onofri, che si parla della necessità di mettere in piedi un sistema di questo tipo, dalle varie sperimentazioni fatte, perché non è un tema di oggi il tema del sistema del reddito minimo, anche se poi ogni tanto viene fuori dalla pubblicistica e dal dibattito più politico, ma un sistema di cui si parla da terra. Ecco, pensare alla necessità di reinvestire le disponibilità per creare un sistema di tutela delle fasce di povertà estrema relativa attraverso un sistema di governance che faccia riferimento alle parole che dicevo prima, inclusione, vicinanza, intersettorialità, è una necessità ormai impellente. Il governo ha intenzione di metterlo in piedi, nella seconda metà dell'anno partirà il sistema di inclusione attiva, è una politica importante, su quella regione è importante che ci metta anche di proprio, per rendere possibile un riequilibrio delle diversità, in modo che quei sistemi, quelle realtà di ranture tra persone che vivono la stessa situazione vengono non soltanto limitate ma trasformate in un processo di avanzamento culturale oltre che sociale. Ecco, così le politiche migratorie, si è appena accennato, poi termino, sulla necessità che anche le politiche di inclusione dell'attuale emergenza dei profughi dal Nord Africa avvenga in termini di coordinamento, di lavoro comune, cosa che soltanto in parte c'è, il fatto che la gestione avvenga unicamente in capo al Ministero dell'Interno e secondariamente anche di altri ministeri, e su questo la Regione non abbia avuto quasi nessun compito, il Comune lo stesso sia soltanto un meccanismo che si concretizza in appalti, in strutture, seppure realtà cooperative, seppure importanti, che svolgono funzione di accoglienza, sicuramente è un elemento limite della nostra ancora difficoltà a lavorare assieme. Ecco, si tratta di correggere in questa prospettiva di cui accennavo poco fa, di rafforzamento, finanziamento attraverso modalità differenziate, di un sistema che permette l'equilibrio delle diversità e attraverso questo ci metta nelle condizioni di rendere efficace un sistema come quello di Nodi, come abbiamo avuto una rete antidiscriminazione, che ci permetta di intervenire facendocene carico di situazioni di discriminazione che speriamo siano sempre minore all'interno del sistema complessivo che si pone per fermare la discriminazione, un sistema complessivo sociale, sanitario, lavoro, politica pubblica. Ecco, queste condizioni, questo è un po' l'impegno che abbiamo cercato di portare avanti, cercheremo con la prossima amministrazione di rendere note le prossime amministrazioni quelle che sono le indicazioni emerse da questi ormai 15 anni di esperienza in questo senso, di poter far sì che questa esperienza che si situa all'interno di questo contesto sia un tassello importante e significativo non soltanto per darci indicazioni su quello che avviene, ma per cambiare il sistema che io credo in gran parte deve essere cambiato.